farò una breve premessa, poi ho preparato una presentazione che dovrebbe riuscire anche a divertirvi, perché la presentazione dei libri spesso sono noiosissime e quindi ho cercato di fare una cosa che non vi annoi. Però vorrei fare una premessa. La premessa è questa: intanto non parlerò di Ferrari, ma solo in parte, nel senso che la Ferrari è un caso così anomalo nel mondo della comunicazione da non poter essere preso a riferimento, nel senso che non è facile, anche se si lavora in un'azienda di eccellenza. Luca di Montezemolo dice spesso: in Italia ci sono tantissime Ferrari, ma la maggior parte non ha la fortuna di avere il lunedì i titoli sui giornali, titoli buoni come sono stati quelli di oggi o magari anche cattivi, ma comunque tali da fare comunicazione. Lo spunto di questo libro, di questa conversazione, vorrei che fosse più ampio. Io credo, e molti di voi l'avranno sperimentato, che la cosa più importante quando si fa l'università sia il giorno in cui il professore col quale hai deciso, al quale hai chiesto di fare la tesi di laurea, ti dà il titolo della tesi. Perché per la prima volta ti trovi di fronte a un foglio bianco e devi preparare qualcosa che possibilmente resti, magari venga anche pubblicato, e comunque è la prima volta in cui nel tuo lavoro di persona che sta diventando adulta ti confronti con un'opera completa. Allora ho pensato, non voglio dire la fine del lavoro perché sono ben lontano dall'essere alla fine del lavoro, per fortuna, nel senso che spero che il mio lavoro finisca il giorno in cui io non ci sarò più, perché non penso proprio di smettere di lavorare, però ho pensato che alla fine di un ciclo professionale, che è stato quello della conclusione della mia attività di direttore della comunicazione del brand di Ferrari, di fare una sorta di seconda tesi di laurea, cioè di scrivere quelle che sono state le mie esperienze. E perché ho pensato a questo? Ho pensato a questo perché mi sono trovato nel mondo della comunicazione fin dagli inizi. Il libro si chiama Dal detersivo alla Ferrari perché quando mi sono laureato il primo lavoro che ho fatto era al marketing della Henkel e mi occupavo di un junior product manager di Dixon. E mi facevano scrivere alle massaie che avevano sbagliato il bucato per cercare di tenercele buone, mandavo anche una scatola di Dixon gratuitamente, e sono stato subito accusato di fare delle lettere troppo creative, troppo immaginative, dovevo scrivere due righe e basta, e mi annoiavo lì. E quindi sono partito da lì e ho fatto tutta la mia strada nella comunicazione, occupandomi di ricerca di mercato, poi lavorando in agenzia di pubblicità, poi diventando direttore della comunicazione di Renault in Italia, poi a Parigi di coordinamento della pubblicità internazionale di Renault, e poi da Parigi Luca di Montezemolo, che peraltro conoscevo una ventina d'anni fa, mi ha detto: vieni a Maranello, una meraviglia, e con un masochismo non da ridere ho lasciato Parigi per venire a Maranello pensando che potesse essere paragonabile, e l'ho trovata ancora meglio, perché lavorare alla Ferrari è una cosa davvero speciale. E allora durante tutti questi anni compravo dei libri di comunicazione per capire che lavoro stessi facendo, perché mi c'ero trovato senza essermelo scelto, anche se la passione ce l'avevo, e continuavo a non capire niente. Leggevo i libri e dicevo: i casi sono due, o io faccio un altro mestiere o c'è qualcosa che non va. Per cui ho deciso di fare questo libro che ha come sottotitolo 100 casi del comunicare, prendendo, lo vedremo poi dalla presentazione, i capitoli principali di tutto ciò che è comunicazione, dal brand alla definizione di un briefing, al tono di voce, al target group e così via, ma illustrando ogni capitolo, dopo una premessa che è una premessa per quanto possibile colta, ma sempre molto leggibile e molto accessibile, illustrandolo con tutta una serie di casi o direttamente fatti dalla mia esperienza, che è stata, come dico, molto ampia, oppure presi da esperienze di altre aziende. Cito per esempio uno spot straordinario della Apple dei primissimi tempi, che nessuno ricorda, anche perché in Italia io l'avevo visto al Festival del Film Pubblicitario di Cannes, e che è un esempio di come si possa usare un certo tipo di linguaggio in un momento storico per rompere una tradizione, un'abitudine. Quindi così è nato il libro, e forse un'altra parte di questa premessa che mi sembra importante fare è la comunicazione. Allora noi parliamo di comunicazione e se riflettiamo, il primo segno della superiorità dell'uomo sul mondo animale
è stato quello di riuscire a interpretare dei segni e comportarsi in conseguenza di questi segni. Mi diceva Raymond Messner, quando sono stato a presentare il libro a Bolzano, all'Università di Bolzano, un paio di mesi fa, che quando ci si trova perduti in un luogo non si sa più dove andare, perché un esploratore come lui chissà quante volte gli è successo, se si deve scegliere una strada e ci sono delle tracce di un animale, seguendo quelle tracce si arriverà da qualche parte. E questo è un primo elementare segno di comunicazione. Io immagino che gli uomini primitivi, quando uscivano dalle caverne e vedevano le impronte del dinosauro, avendo un barlume di quell'intelligenza che ci ha portati dove siamo arrivati oggi, andassero dall'altra parte per non incontrarlo. Per cui la comunicazione è qualcosa che fa parte della nostra storia da sempre. Ora, sarebbe noioso e pericoloso considerare che questo libro parlasse di comunicazione sulla base di esperienze di un vecchio signore che si è occupato di comunicazione prima di quella che è la rivoluzione che stiamo vivendo tutti, che è la rivoluzione di Internet. Nella realtà invece il discorso del web, il discorso del digitale è centrale nel libro, per una ragione che è una ragione che dobbiamo metterci, direi, bene in testa da subito, perché l'ho scoperta e l'ho costruita man mano che scrivevo queste pagine, e che è molto densa e molto importante. E vale a dire, noi oggi parliamo di rete, tutti andiamo in rete, abbiamo l'accesso alla rete, comunichiamo, parliamo, facciamo blog, mandiamo i nostri messaggi su Twitter e su Facebook. Abbiamo un avatar, adesso vedrete il mio avatar Pistun Zeng, magari qualcuno di voi lo conosce perché ha un seguito spettacolare, ma ci sembra di essere diventati protagonisti della comunicazione perché esiste una rete accessibile a tutti. Ma se pensiamo alla storia dell'uomo, fino alla rivoluzione industriale la comunicazione si è diffusa attraverso una rete, che era la rete delle strade, dei sentieri, erano le taverne dove la sera ci si fermava, i pellegrini, i viandanti si fermavano a dormire, che portavano le notizie dall'uno all'altro. Quando Martin Lutero ha portato il suo pensiero riformista, la riforma si è diffusa rapidissimamente grazie al fatto che i viandanti la portavano e ne parlavano, ma c'erano delle cose che potevano essere paragonate al Facebook o al Twitter di oggi: l'invenzione della stampa, i piccoli pamphlet che venivano stampati e diffusi potevano essere quello che oggi è un Facebook, le ballate o le immagini che ritraevano il Papa, la cupidigia del Papa che vendeva le indulgenze per il suo potere terreno, potevano essere un Twitter. Se vogliamo essere andare ancora un passo in là, ma più blogger dei discepoli di Gesù Cristo o di Maometto chi c'è stato? Erano dei blogger che portavano in giro la loro parola attraverso una rete che era una rete fisica, che era quella delle strade, e le notizie, i messaggi, le credenze, le adesioni a un pensiero avvenivano attraverso una rete. Poi a un certo punto c'è stata la rivoluzione industriale, era nel 1700, dal 1700 le persone hanno cominciato a raggrupparsi in grandi agglomerati urbani attorno alle fabbriche e sono nati i mass media. Pensate che l'agenzia Reuters, io non lo sapevo, l'ho scoperto, perché quando si scrive un libro bisogna anche leggere molto, perché non è facile pensare che quello che scrivi poi verrà pubblicato e sarà di pubblico dominio. L'agenzia Reuters a metà del 1800 esisteva già, l'agenzia di stampa. A quel punto, quando ci sono stati grandi agglomerati urbani, sono nati mass media, cioè delle emittenti che portavano prima attraverso la stampa, poi quando è arrivata la radio e poi la televisione, portavano il messaggio da un emittente a tutti. Poi è vero che c'erano le lettere al direttore che tornavano e il direttore rispondeva a qualcuno, ma la comunicazione era sostanzialmente in una direzione.
Oggi la rete ci ha portati a essere protagonisti della comunicazione, perché noi tutti possiamo accedere, possiamo dare le nostre opinioni, possiamo diventare gruppi che creano pressione. Basta vedere cosa è successo in Nord Africa lo scorso anno, quando ci sono state le sommosse. Internet è diventato un modo di comunicare in una direzione che era una direzione contro un potere consolidato da anni e anni. Quindi prima di passare alla parte, diciamo, più divertente, volevo darvi questo messaggio, e cioè questa rivoluzione che noi stiamo vivendo, che è la rivoluzione della rete, in realtà è un ritorno al passato, con una sola differenza: l'istantaneità. Quando l'esercito romano è stato sconfitto a Cannae da Annibale, se ci fosse stato internet l'impero romano sarebbe finito quel giorno, perché immediatamente si sarebbe saputo che 50.000 romani o giù di lì erano stati sconfitti dall'esercito, erano stati uccisi dall'esercito di Annibale. Evidentemente la rete di allora era molto più lenta e i romani hanno fatto poi a tempo a rivincere la loro battaglia e a distruggere Cartagine, ma il principio del comunicare è un principio che ritorna alle origini dell'uomo, e questo è interessante perché io sono convinto, poi vi faccio vedere due esempi in chiusura che sono a mio avviso due modi interessanti di interpretare la rete. Sono convinto che oggi noi stiamo usando la rete proprio ai primissimi passi, siamo come quando gli europei sono sbarcati nel continente americano, abbiamo cominciato a camminare in questo mondo, che è un mondo che ha una caratteristica che è anche contraria a quella che è la nostra natura, vale a dire noi siamo abituati alla ciclicità nella nostra vita, cioè la ciclicità delle stagioni, c'è un processo che è un processo ciclico al quale noi siamo abituati, mentre la tecnologia sta crescendo in maniera lineare, per cui la tecnologia ha dei progressi, noi tutti la stiamo vivendo in questi anni, e le cose che ci sembravano incredibili 3 anni fa o 5 anni fa oggi sono già diventate normali, e ce ne saranno di altre incredibili che verranno. Speriamo che l'intelligenza artificiale non arrivi, perché allora a quel punto forse Odissea nello spazio, 2001 Odissea nello spazio diventerebbe realtà, per fortuna sono ancora lontani, ma è certo, è chiaro che ci troviamo alla soglia di di opportunità straordinarie, e detto oggi in questo mondo così difficile, così indigesto, così complicato, soprattutto per i giovani che non sanno come entrarci perché il modello tradizionale del lavoro sembra non esistere più, forse invece abbiamo delle opportunità, anzi sono certo, delle opportunità straordinarie per cambiare le regole del gioco. E quindi vediamo anche questo fenomeno della rete, questo fenomeno del digitale, come un fenomeno che sia un'opportunità per chi appartiene alle nuove generazioni, quelle che si chiamano, che io chiamo, ma non l'ho inventato io, Next Generation, che sono formate da quelli che, e forse qui davanti a me ce n'è qualcuno, che sanno fare gli SMS tenendo il telefonino in tasca. Ecco, siccome io solo l'idea, ecco, uno che fa gli SMS tenendo il telefonino in tasca è un marziano, però lui è già in quel mondo là. Noi resteremo fatalmente, io certamente, ma molti di noi, in un mondo in cui abbiamo accettato con entusiasmo le nuove tecnologie, ma certamente non riusciremo poi mai a farle diventare parte del nostro DNA. Una nuova generazione che nel proprio DNA ha assorbito le nuove tecnologie e ne può cogliere le opportunità, vediamo queste straordinarie fortune fatte da giovanissimi a Silicon Valley e non solo, significa che ci sono delle opportunità che noi non potremo vedere, ma loro sì, e io mi auguro davvero che per i giovani di oggi una delle strade per uscire da questo momento grigio, brutto, in cui non c'è entusiasmo, sia anche quello del digitale. Fatta questa premessa, forse un po' lunga, ma che mi sembrava opportuna per far capire qual è lo spirito che c'è nel libro, vi racconto invece, vi faccio vedere anche con qualche filmato delle cose che fanno parte del libro, anche per capire come il libro è costruito. Il libro è costruito in 12 capitoli, 8 li ho chiamati on the stage, cioè le cose che ci troviamo davanti quando dobbiamo comunicare, come dicevo prima, dal brand al briefing al target e tutte queste cose qua. Le altri 4 sono invece il backstage che sono prima di tutto se stessi. C'è un capitolo che dice: non è mai
troppo presto per costruire il proprio futuro, perché il proprio futuro è in noi stessi, siamo noi che dobbiamo fare possibilmente quello che desideriamo fare, non mai fare un lavoro che non si ama, non, il lavoro fa parte di tutta la vita, cercare di fare un lavoro che piace. E poi ci sono delle cose fondamentali e paradossalmente trascurate, come sono i valori intangibili che per un'azienda sono fondamentali ma che curiosamente non sempre vengono colti. Ci possono essere due aziende uguali con lo stesso numero di persone che fanno lo stesso tipo di prodotto, che hanno la stessa distribuzione, una ha successo e l'altra no. Perché? Perché nell'azienda che ha successo c'è uno spirito, un'unione, uno spirito di gruppo, un'unione, una volontà di riuscire, una chiarezza di obiettivi che nell'altra non c'è. Io credo che nella Ferrari questo esista davvero, cioè alla Ferrari c'è davvero questa straordinaria volontà di fare, grazie anche ad un leader come Luca di Montezemolo, che è un uomo capace non solo di sapere dove portare l'azienda, ma di dare la responsabilità alle persone di portarcela, vale a dire è un uomo che dice tu, e io rispondevo a lui, devi fare questo, non si dimentica più di avertelo detto, ma ti dà la possibilità di farlo e non cambia idea, perché una delle cose più tragiche nel lavoro è quando hai un capo che ogni giorno ti cambia idea. Allora la coerenza è fondamentale. Allora il capitolo dei valori intangibili è molto importante, un altro capitolo che ritengo importantissimo, e lo dico a chi qui lavora in comunicazione da una parte o dall'altra della barricata, ma soprattutto dall'altra, cioè dalla parte di coloro che sono nelle aziende, che sono i compagni di viaggio, cioè quando noi lavoriamo non lavoriamo mai da soli, ci troviamo, veniamo assunti in un'azienda, arriviamo lì, c'è un apparato di persone eccetera, ci troviamo dei compagni di viaggio che non ci siamo scelti. Il poter operare al meglio con questi compagni di viaggio è il modo migliore per riuscire. Le rivalità aziendali, i dispetti, le cose orrende, diffidate di questo, imponete la vostra leadership professionale in modo leale, amichevole e aperto, perché tutti hanno qualcosa da insegnarvi, perché più loro vi insegnano più voi insegnerete a loro, ma soprattutto, e questo quando dico da una parte o dall'altra della barricata, sono i compagni di viaggio partner dell'azienda. Io ho lavorato molti anni in agenzie di pubblicità. Ai miei tempi, quando si faceva una gara per prendere un cliente, quando si vinceva la gara, il cliente diventava davvero il tuo partner, ti coinvolgeva in tutto, ti informava dei suoi programmi, e la pubblicità, la creatività era una creatività strategica che nasceva da fatti fondamentali che ti erano stati trasmessi, perché il cliente era per te, tu eri per il cliente un partner credibile. Oggi succede, e lo vedo, ho presentato il libro recentemente a Roma con Marco Testa, che è il presidente dell'Armando Testa, dell'agenzia che tutti conoscono, la più grande agenzia italiana, e lui stesso mi confermava questa cosa terribile che vedo dall'inizio della crisi. Sono 4-5 anni che è entrata questa frenesia dovuta alla necessità di fare le trimestrali, di fare i target, di riuscire ad avere i bonus di fine anno, che allora inviti 5 agenzie, chiedi, dai un briefing per una campagna, poi questa è la più bella, prendiamo questa, fai quella campagna lì. Poi 6 mesi dopo devi fare un'altra campagna, hai inviti delle altre agenzie, ne prendi un'altra e perdi completamente di vista la strategia e il valore del tuo marchio, ma soprattutto non hai dei compagni di viaggio preziosi e validi come sono i partner che si hanno. E questo vale per le agenzie di pubblicità, ma vale per le agenzie di promozione, per i fornitori, per tutti coloro che collaborano con l'azienda. Avere un rapporto di solidarietà leale, pulita, con i propri partner è fondamentale per riuscire. E questo è un altro capitolo, a mio avviso, fondamentale nel libro, è spesso sottovalutato. Io dico una cosa, non so se ci sono direttori delle risorse umane qui, se ci sono, se mi tirano un pomodoro me lo prenderò, però io credo, quando le aziende vanno male, quando va male una squadra di calcio mandano via l'allenatore, quando va male un'azienda mandano via il direttore commerciale, il direttore marketing, l'amministratore delegato, il presidente, il direttore di risorse umane mai. Io credo che se un'azienda va male il direttore di risorse umane ne abbia una grande responsabilità, perché vuol dire che non c'è il clima, non c'è la chiarezza, non c'è quel modo di stare insieme che è assolutamente fondamentale per avere successo, soprattutto in un mondo competitivo come quello di oggi. Finito questo pistolotto noiosissimo, vedo per fortuna che però c'è ancora un'attenzione positiva, vi faccio vedere se ci divertiamo un po', se no diventa noiosissimo.
Allora, il libro intanto, che anche là poi lo dedico, e chi lo compra ce l'ha dedicato, con dedica personale, perché sapete, insomma, bisogna anche mangiare. Allora, prima vi parlavo degli avatar. Questo personaggino è Pistun Zen, è un pistoncino, e qui in Emilia ci intendiamo, insomma, è più difficile. C'è qualcuno che dice Pistun Zen, pensa che sia tedesco, no, Pistun Zen. È un pistoncino che, tra l'altro, adesso nel mio nuovo ruolo di responsabile del museo di Maranello userò anche per far comunicare del museo. Per esempio, ho il mio sito Facebook, andate a vederlo, è il suo. Nel mio ho una cosa patetica, pochissima gente che mi segue. Lui ha un seguito pazzesco. Perché? Ma non perché sono sempre io che scrivo, ovviamente, però a lui riesco a fare dire delle cose che io non direi. Questo è uno dei segreti della rete, e cioè in rete si può arrivare a comunicare in una maniera diversa anche attraverso una maschera. Allora ho chiesto di farmi da assistente stasera e dice brand manovrare con cura. Ecco, la prima cosa è il brand, la marca. Noi lavoriamo, penso tutti voi, per una marca, quindi la vita della marca è la vita nostra stessa. Quando ci siamo trovati, mi ricordo più se fosse 97 o 98, a un comitato di presidenza in cui Luca di Montezemolo ha detto da oggi abbiamo anche Maserati, quindi il mattino lavorate a Maranello e il pomeriggio prendete le stesse funzioni a Modena. Chi si era illuso per 32 secondi di poter avere un doppio stipendio è stato subito deluso, lo stipendio è rimasto lo stesso, però facevamo questo mestiere qui. La Maserati era assolutamente in ginocchio, era nella vecchia sede di via Cino Menotti, cadente, cadevano i calcinacci dal soffitto. L'abbiamo chiusa per 6 mesi, abbiamo progettato i nuovi modelli, abbiamo rifatto l'azienda, però ci voleva uno showroom che presentasse i modelli. Nella nuova sede era stato creato lo spazio per questo showroom e il presidente mi ha chiesto di fare uno showroom che fosse capace di comunicare il marchio. A quel punto mi sono trovato di fronte ad un caso sul quale meditare molto, perché De Tomaso, che aveva mantenuto in vita la Maserati per anni, aveva continuato a sfruttare le glorie del passato, Fangio che aveva vinto il mondiale, la vittoria a Indianapolis nel 1940, le cose che si perdevano in notte dei tempi. Era praticamente una ricreazione continua di cose del passato in cui non credeva più nessuno. Per cui uno showroom doveva essere assolutamente portato verso il futuro. Per fare uno showroom portato verso il futuro bisognava trovare qualcuno che sapesse interpretare lo stile in una maniera molto forte. A me piaceva molto Ron Arad, che è questo architetto di origine israeliana che vive a Londra, e sono andato da lui a Londra, gli ho parlato dell'idea, è venuto a Modena, ha visto lo showroom, ha detto sì, ho un'idea, lo spazio era molto grande, ho detto bene, quando sei pronto vieni che andiamo dal presidente a presentarlo. Il giorno che mi si presenta a Maranello, c'è tutto un rituale per prendere l'appuntamento con Montezemolo, la segretaria, per lui è perfetto in tutto il rituale dell'accoglimento delle persone, mi si presenta Ron Arad, vestito come un barbone, con un cappellino alla Robin Hood che faceva, io non so come, la barba lunga e niente in mano. Dico, ma è il progetto? Glielo spiego. In quel momento ho detto, è finita. Allora andiamo aspettate che bisogna che prenda un pezzo di carta per farvi vedere, perché devo fare quello che ha fatto lui. Andiamo nell'ufficio del presidente, naturalmente lui comincia parlano un po', e poi dice allora il progetto dello showroom, lui prende un foglio di carta lì, che era appoggiato lì, non, era bianco, non è questo che... lo piega, fa, guardi io penso di fare una cosa, una sorta di pista senza fine, cioè... Se noi prendiamo, ecco, immagini una cosa così, poi gira sta roba tutto il mondo, per cui le macchine partono e praticamente vanno sempre sopra e sotto e noi esponiamo le macchine così, io vi giuro tremavo, dico ci sbatte fuori tutti e due a casa. E invece per fortuna avendo un presidente intelligente, bene, lo facciamo. Ed è nato uno showroom straordinario, io non mi ricordo più se questo qua, sì. No, sono tornato in Brera, va bene.
Allora, qui per ora lo vedete e ve lo faccio vedere nel modo più normale perché la seconda slide ve lo fa vedere. Ovviamente il marchio Maserati, però dovevamo presentare una nuova Maserati. Però la pista dentro si presentava in questo modo, non vi dico farla, è stato un inferno. È stato un inferno fare. Però grazie a questo abbiamo invitato i giornalisti non solo dell'automobile, ma del design e dell'architettura di tutto il mondo. Questo showroom che ancora adesso c'è è meta di visite e abbiamo dato un messaggio fortissimo con uno showroom che la Maserati era cambiata, era diventata un'altra, non era più l'azienda che continuava a riciclare quello che aveva fatto 10, 20, 50 anni prima, ma era un'azienda che guardava il futuro. Ecco, parlare di brand è questo, cioè bisogna ricordarsi che tutte le cose che si fanno sulla marca, poi lo vedrete chi lo leggerà nel capitolo, si parte dalla corporate identity e tutto, però ogni volta che si parla della marca bisogna avere un rispetto assoluto e una chiarezza assoluta, perché ogni volta che si porta la marca verso l'opinione pubblica bisogna che sia posizionata come si vuole che sia posizionata e come si vuole che sarà posizionata. Poi un altro capitolo è quello che riguarda il come affrontare la comunicazione. Io credo, non so se il titolo del capitolo comunque fa parte dell'incipit, mi piace dire che ottimismo e realismo fanno parte della qualità del lavoro. Bisogna essere realisti, cioè non bisogna sognare, ma bisogna essere anche ottimisti e quindi anche coraggiosi. Quando ero in Renault, dopo il successo straordinario della R5, che si vendeva abbastanza, si poteva tenere anche le saracinesche chiuse, venivano a bussare per entrare a comprarla, gli altri modelli non avevano lo stesso tipo di charme e di appeal che aveva l'R5. E ci invitano a Parigi, io ero direttore della comunicazione qui in Italia, a vedere quella che sarebbe stata la nuova media, un'automobile straordinaria, la Renault 19, venite, eccetera. Vado con l'agenzia di pubblicità, il discorso appunto dell'importanza dei partner, quindi col gruppo creativo, direttore creativo, arte e copy. Passiamo una mattina ad ascoltare tutte le cose teoriche, poi ci portano in un posto segreto, eravamo a 7-8 mesi dal lancio, questa è un'altra cosa importante, i tempi, prendete sempre il tempo per fare le cose, non fate le cose all'ultimo momento, spendete male il vostro denaro e sbagliate, quindi i tempi. Io ho imparato dai francesi il pragmatismo e la capacità che hanno i francesi di vedere le cose nei tempi giusti, che è fantastico, formidabile, importante. Ci scoprono la macchina, una boiata pazzesca, come avrebbe detto Fantozzi, brutta, poi era un color grigiastro. Cioè, allora, i creativi erano due personaggi che forse chi di voi è in questo mondo ricorda per il nome, che erano Maurizio Dadda e Giampiero Vigorelli, che poi hanno fatto una loro agenzia. Allora li avevo portati io in Saatchi & Saatchi, perché una delle due agenzie che avevo era la Saatchi & Saatchi. E allora ci sediamo in terra davanti a sta macchina sgomenti, dice, come facciamo? E Maurizio, che aveva un'intelligenza straordinaria, a un certo punto ha detto, era il periodo del film Lo Squalo, ha detto, sai che mi sembra uno squalo? E da lì è nata l'idea della campagna Squalo. Però non bastava, perché la macchina era troppo tonta per riuscire a imporla. Per cui si sono aggiunte due cose, una assolutamente strategica, quella di avere un testimonial importante come Christopher Lambert, che fosse quello che quando si vedeva questa macchina si fermava e veniva fuori da sta macchina, chi la guida una macchina così? E l'altra era quella di essere vicini alla realtà. Allora, se sulle spiagge, quando si va in spiaggia ci sono le ragazze col seno nudo, perché non mettere nello spot una ragazza col seno nudo? Oddio, ma cosa faranno? La RAI lo accetta, non lo accetta? Un paese bacchettone come l'Italia, andiamo col seno nudo. Casting, non vi dico, adesso non racconto questa cosa, però quando hanno portato le prime ragazze per la scelta del seno, arrivavano e dicevano, no, seni piccoli, finalmente ne abbiamo trovata una col seno assolutamente piccolo, e abbiamo fatto questo spot che ci ha aiutato a fare il successo anche di un'automobile che non aveva nessun presupposto per essere un'automobile di successo. C'è uno squalo! Via dall'acqua! No,
19. La forza emergente. Allora, visto oggi forse è un po' datato, però devo dire che considerata la pubblicità delle automobili che c'è oggi, non è che farebbe poi cattiva figura neppure oggi, almeno c'era un'idea e c'era una storia, comunque certo, a parte il seno, ce n'era anche un po' di più, poi l'hanno un po' ridotto, ma insomma è rimasto. Però il coraggio in certi momenti, quando ti trovi di fronte a qualcosa che dici, oddio, questo qui è un flop, devi averlo, e se ce l'hai poi funziona. E qui vi do un'altra prova di coraggio. Nel capitolo degli obiettivi c'è un altro caso, che anche questo è divertente, anche questo di impronta Renault, perché la pubblicità ovviamente in Ferrari non l'ho fatta, perché la Ferrari non fa pubblicità, perché siccome vende un sogno, se uno fa pubblicità a un sogno rischia di svegliare quelli che dormono, e quindi non va bene, bisogna lasciarli sognare. E una cosa fondamentale da fare sempre, qualunque sia il lavoro, anche il più piccolo, ma io dico anche se lo devi fare solo per te stesso, è scriversi un piccolo briefing e fissare gli obiettivi che si vogliono raggiungere, perché solo così si sa cosa si sta facendo, se no uno parte, poi viene preso dall'entusiasmo della cosa e si dimentica e rischia di andare in una direzione diversa. Eravamo nel... Parlarne oggi fa quasi ridere, in un momento in cui la benzina aumentava vertiginosamente, nessuno immaginava che prezzi sarebbe potuto arrivare oggi. Dopo la guerra del Kippur c'era la gara con la benzina, le domeniche a piedi, la benzina che aumentava, oddio mio, tutti i costruttori si sono messi a fare la pubblicità noiosissima, dicendo che ogni modello consumava meno degli altri. Allora, Fiat 127, 14,2 km con un litro, Mini 14,9, cioè tutti uguali, una roba tremenda. I concessionari dicevano l'R4, bisogna vendere l'R4, bisogna fare la pubblicità sui consumi. L'R4 consumava in una maniera imbarazzante, cioè era assolutamente impossibile dichiarare quanto consumava l'R4. Allora a quel punto però io dovevo fare il briefing per l'agenzia, per una campagna che potesse dire che la Renault 4 non consumava. E a quel punto il briefing è stato basato sul paradosso, cioè avendo la fortuna di avere un'automobile così diversa dalle altre, si poteva giocare l'ironia. E l'ironia è stata quella di prendere un visualizer, un disegnatore francese, Volinsky, molto bravo, di fare una illustrazione ironica e di rompere il discorso sui consumi al punto che dopo questa campagna nessuno più ha fatto pubblicità sui consumi. Vedete, questa era una campagna a fissioni nazionale, poster 6x3, con già il bras d'honneur, come dicono i francesi, con questa ragazza che passa davanti al classico benzinaio francese, che è lì con il mozzicone in bocca e va, Renault 4, 1000 km con un litro, cioè il paradosso usato per riuscire a parlare di consumi senza entrare nella mischia. Allora non vi dico, oggi parliamo di rete, questa sarebbe stata la campagna perfetta per fare del viral marketing, cioè si sarebbe fatto di tutto e di più, ma era successo lo stesso allora, perché sia Panorama che L'Espresso ne avevano parlato e tutte e due alla fine parlandone bene, l'associazione dei benzinai eccetera, l'associazione dei petrolieri aveva fatto una protesta ufficiale, ma la cosa più divertente, e allora tutti ne parlarono e andava benissimo, ma la cosa più divertente è stato quel cliente che ha telefonato dicendo: senta, io sono andato al distributore con la mia Renault 4 per fare il pieno, il benzinaio ha detto vada, vada lei che fa 1000 km con un litro e non me l'ha fatta. Quindi ecco, questa cosa oggi avrebbe avuto una possibilità straordinaria, e lo vedremo alla fine della presentazione, perché ho due esempi di casi di come si può usare la rete in maniera diversa. Questa è una grande opportunità che si può sfruttare. Vediamo cosa abbiamo, cosa mi dice Pistunzen, perché è lui che mi aiuta. Ecco, un'altra cosa è il tono di voce, cioè come parlare quando si comunica. Non è che si può dire sempre la stessa cosa, usare sempre la stessa voce a seconda delle circostanze. Ci sono circostanze in cui il tono di voce deve essere diverso. Questo è un caso Ferrari invece. Quando è arrivata la 458, la 430 Scuderia, che era un'automobile, che è un'automobile, adesso non è più prodotta, c'è la 458, ma è quella che ha preceduto la 458, è un'automobile dalle prestazioni incredibili, cioè veramente un'automobile da corsa, che ha tutta la tecnologia che deriva dalla Formula 1, per cui uno, anche in pista,
Se ha il coraggio di tenere buttare giù l'acceleratore completamente in una curva stretta, è la macchina stessa che dà i cavalli necessari e non lo fa uscire di strada. Bisogna poi avere il coraggio, non l'ho mai avuto, ma insomma. Il modello era quello di presentare ai giornalisti internazionali l'automobile in che modo? Allora, quando si presenta una Ferrari, i giornalisti vengono a Maranello. Tenete conto che vengono da 12 a 14 gruppi di giornalisti da tutto il mondo, quindi si ripete la cosa. La pista è quella di Fiorano, ed è sempre, allora Maranello è sempre Maranello, la pista è sempre la stessa, il ristorante dove si mangia i tortellini è sempre gli stessi, quindi si rischia di essere monotoni. Poi vabbè, ne scriveranno bene, ma qui dovevamo riuscire ad imporci. E allora la scelta del tono di voce in questo caso è stata quella di, trattandosi di un'automobile dalla forte impronta sportiva, di prendere esattamente gli stessi codici che si vedono in televisione quando ci sono i Gran Premi di Formula 1. Quindi abbiamo dato ai giornalisti le cuffie, sapete quelle che si vedono tutti ai box che hanno le loro cuffie, di fronte avevo Margenet, il pilota, con l'audatore, con la macchina lì pronta tutta strumentata, gli ingegneri vestiti come alle gare, di fronte c'era il muretto box, qui siamo a Fiorano, con tutti i monitor. Genet saliva in macchina, sui monitor si vedeva la telemetria e lui parlando diceva quello che faceva e si vedevano di dove frenava, come accelerava e così via, e tutti i giornalisti lo ascoltavano. Con una cosa così semplice, perché la cosa in sé è stata semplicissima, l'automobile è stata trasmessa nella sua essenzialità, cosa che non sarebbe mai stata possibile se l'avessero guidata loro, perché non avrebbero mai saputo fare e potuto fare quello che faceva Genet. Poi l'hanno guidata, ma l'hanno guidata ovviamente con prudenza, ben sicuri che comunque quello che aveva fatto lui era vero e che loro si sarebbero accontentati di guidarla come poteva guidarla una persona normale. Questo è il tono di voce, questo era il tono di voce delle corse, cioè si è creato l'ambiente, l'atmosfera, lo spirito per trasmettere un messaggio vero nel modo, col linguaggio giusto. Questo si può fare sempre quando si comunica, bisogna trovare il tono di voce giusto. Mi viene detto spesso che sono creativo, non è il mio mestiere, io non ho mai fatto il creativo, però la creatività in realtà è una cosa molto semplice, nel senso che sono le cose stesse che ti suggeriscono l'idea. Rientrando adesso da Monte Carlo in autostrada, ero con mia moglie e dovevo trovare una soluzione per, io dirigo la rivista quella lì della Ferrari e a fine anno abbiamo il numero che si chiama numero annuario e ogni volta devo fare un pezzo sugli sponsor. Siccome gli sponsor sono sempre gli stessi più o meno, ogni anno devo avere un'idea. Allora, non vi dirò qual è l'idea, vi lascio poi se avrete l'occasione di avere l'annuario, di comprarlo o di farvelo regalare, la vedrete perché me la voglio tenere, però dicevo, sono partito dicendo non so cosa fare quest'anno, che idea trovare, perché ogni anno deve essere nuova. Però partendo dal principio, uno, che gli sponsor sono sempre gli stessi, due, che bisogna trovare un modo per presentarli che li accomuni tutti, cioè devono riuscire a stare tutti insieme, quindi bisogna trovare una situazione in cui sono tutti insieme. Tre, che bisogna che questa cosa sia comunque comprensibile anche agli altri, non solo agli sponsor. Partendo da questi tre vincoli mi sono venute un paio di idee certamente valide tutte e due. Allora, non vi dico quali sono, come dico, però vediamo un altro caso simile. Quando dovevamo celebrare i 60 anni della Ferrari, che è successo nel 2007, perché la prima Ferrari è stata nel 1947, e nel 1997 abbiamo celebrato i 50 anni a Roma con un evento straordinario. Alla fine c'è anche un filmato, se avremo tempo ve lo farò vedere, ma non vorrei portarvi via troppo tempo, facendo addirittura andare le Formula 1 attorno al Circo Massimo, abbiamo fatto una cosa bellissima. Nel 2007 bisognava, naturalmente il Presidente mi ha detto bisogna trovare un'idea per il 2007, adesso bisogna trovarla. E per caso e per fortuna mi era stato proposto di portare la fiaccola olimpica quando c'è state le Olimpiadi di Torino. Allora a fare il tedoforo, comunque mi vestono tutto, mi segnano cosa devo fare, poi mi metto su un canto di strada con la mia fiaccola in mano ad aspettare l'altro tedoforo. Tra l'altro mi era capitato un pezzo in salita, non so come mai fosse, ma mi ha permesso di pensare di più. E quando sono partito con sta fiaccola,
correndo dicevo, ma è bella questa idea di portare il fuoco, passarsi il fuoco l'uno all'altro, però non posso fare la stessa cosa, cioè mi è già è un po' vista, insomma, quella che... Però l'idea, cioè riflettendo la necessità di aver fatto prima a Roma, aver portato tutti i ferraristi a Roma, avendo oggi una Ferrari che è una Ferrari mondiale, è stata quella di dire, ma se si collegassero tutti i ferraristi del mondo con qualcosa che fa sì che tutti celebrino i 60 anni, può funzionare? Allora come si collegano le cose se non con la corsa, quando c'è la corsa a staffetta, che uno passa il testimone da uno all'altro? Nel tratto, quando sono arrivato alla fine, ho detto, se noi facciamo un testimone che per esempio ha i 60 momenti più importanti della storia della Ferrari, lo facciamo partire, un paese a caso, da Abu Dhabi, perché era il momento in cui stavamo cominciando a costruire il parco ad Abu Dhabi, e da lì li facciamo andare da Abu Dhabi in India, dall'India alla Cina, al Giappone, tutto il Pacifico, fino all'Australia, Sudafrica, Sud America, Nord America, arrivare in Portogallo, Spagna, Europa, poi giù dal Balcani, Grecia, Egitto, Sicilia, fino a Maranello, 3 mesi, portato da un ferrarista all'altro, facciamo la staffetta più straordinaria che si sia mai vista. Non vi dico le difficoltà che ho avuto in azienda a far passare questa cosa. Sean Todd, che in quel momento era amministratore delegato, continuava a dire non ce la puoi, non funziona, non può andare. Abbiamo avuto 10.000 ferraristi che hanno partecipato a questa cosa. Per noi è stato uno sforzo minimo, nel senso che abbiamo creato questo baton, questo testimone, come si dice, vedete che ci sono tutte le etichette, abbiamo poi dopo naturalmente alla Ferrari bisogna sempre trovare dei panni, qui abbiamo trovato la zecca dello Stato che ci ha fatto le etichette, Damiani che ci ha fatto il cavallino con i brillanti, perché a Maranello i soldi non ci sono, devono sempre pagare gli altri, no? Bisogna fare anche questo, è uno sforzo, nel libro non l'ho scritto, però è uno sforzo supplementare, e in questo modo mandando in giro un operatore TV, un fotografo, un organizzatore, più il supporto dei mercati, 10.000 clienti si sono passati, c'è un filmato bellissimo, non posso farvi vedere per ragioni di tempo, in 3 mesi ha fatto il giro del mondo, è arrivato a Maranello, e quando è arrivato a Maranello era giugno del 97, abbiamo fatto un concorso d'eleganza, eccetera, un trionfo, da un'idea venuta dal niente, ve lo dicevo, per pensare che quando uno deve avere un'idea, deve pensare a cosa deve fare e alle cose di cui dispone. Poi sono le cose stesse che gli dicono cosa fare, viene fuori da solo. Cioè, bisogna stare freddi, calmi, avere fiducia e l'idea viene da sola. Parlavo prima dell'importanza dei compagni di viaggio. Questo è un bel esempio che conoscete tutti. Questo è il periodo d'oro di Schumacher, però io non vi voglio parlare di Schumacher, quanto piuttosto del marchio Vodafone. Un giorno, è stato l'unico caso che io ricordi, che arrivi uno sponsor a suonare il campanello a dire un pacco di soldi, voglio sponsorizzarvi. La Vodafone si è presentata, non propriamente così, ma quasi. Loro avevano un'esigenza, avevano comprato la Omnitel in Italia piuttosto che altre compagnie telefoniche nel mondo, tutte con un loro marchio, dovevano unificarle attorno al marchio Vodafone. Con una lucidità e una determinazione assolute, simili a quelle, tanto per citare un esempio che conosciamo tutti, che sta avendo adesso Nespresso. Nespresso è un caso bellissimo, perché Nespresso è stato capace di fare, partire da un caffè imbevibile come il Nescafè, hanno fatto i cialdini, quel che è, le macchinette, i negozi, la comunicazione, tutto coerente con un piano lucidissimo di fronte a loro, e stanno prendendo quota di mercato in una maniera impressionante. Questa è la potenza dell'azienda. Vodafone ha fatto la stessa cosa. Vodafone è riuscita non solo mettendo Vodafone sulla Ferrari, ma facendo, e lo so perché toccava a me approvare le campagne pubblicitarie in tutto il mondo, declinate in funzione dei paesi e
e della situazione dei paesi per sostituire al marchio locale di telefonia quello Vodafone. E loro nello spazio, nell'arco di 3-4 anni, sono riusciti in questa operazione straordinaria. Questo è il discorso dei compagni di viaggio. Loro hanno scelto noi, Ferrari, come compagno di viaggio. Ci hanno usati benissimo, ci hanno dato tantissimi soldi, ma se li sono ripagati ampiamente. La stessa cosa che fa Shell. Shell fa degli spot pubblicitari costosissimi, ma ripartisce il costo su 84 paesi nel mondo. Perché e lo usa in tutto il mondo, per cui la quota per ogni paese è minima, non avrebbero mai uno spot di questo, perché Shell intelligentemente anche le promozioni le fa distribuendo l'investimento su molti paesi. Ecco il discorso dei compagni di viaggio. Questo però vale anche a livello locale. Se uno sponsorizza la squadra di pallacanestro della città, se poi non fa tutto un piano di comunicazione legato a questo, butta via i suoi soldi. Cioè, bisogna capire che nel momento in cui si sceglie un compagno di viaggio, bisogna poi usarlo per tutte le opportunità che questo offre. Non si può sperare che vengano giù i frutti dagli alberi e uno sta lì con la mano aperta e gli cadono in mano. Poi c'è il discorso che vi facevo prima dei compagni di viaggio, quello lo leggerete sul libro. Un'altra cosa fondamentale è quello di essere uniti, di fare squadra. Qui c'è una cosa carina, tra l'altro, che è nata in queste terre, perché noi avevamo come partner, adesso mi spiace che sono andati male, Mariella Burani, che ci dava gli abiti per le ragazze e i saloni. E allora io per fare squadra ogni anno facevo le due grandi feste della comunicazione, una prima dell'estate, nelle vacanze estive, e una prima di Natale, e ogni volta avevano un tema diverso. Avendo questo partner, tra l'altro aveva una ragazza molto brava che si occupava, che era la stylist, ho pensato a una cosa che poi ho scoperto essere la cosa più ambita dalle donne, e cioè di dire alla festa di Natale di quell'anno lì, non so che anno fosse, facciamo una sfilata di moda vera facendo sfilare le ragazze della Ferrari. Ho scoperto che l'ambizione massima di tutte le donne, comprese quelle qui presenti, è di sfilare in passerella. Magari non lo credono, ma se gli si presenta l'occasione diventano matte. Hanno sfilato tutte con una passione e con un interesse. C'è questo filmato, guardate, è un piccolo. Allora c'era trucco e parrucco, c'era tutto, cioè erano trattate come delle vere top model. Lei spiegava come fare. Allora, qui nel montaggio, nel breve montaggio che ho mi hanno selezionato quasi solo le carine, ma vi posso garantire che c'erano anche quelle non carine. Però hanno sfilato tutte, e questo significa che se 3 mesi dopo ti trovi un venerdì sera a dire non ce la facciamo per lunedì, domani, sabato sono tutte a lavorare lo stesso, non glielo devi neanche chiedere, perché si sentono parte di un team che è capace in certi momenti anche di divertirsi, ma in altri momenti ha bisogno di essere unito. E questo è importantissimo, cioè riuscire anche a dare qualcosa che vada al di là del materiale, ma che sappia unire e tenere insieme. Poi, cosa dice? Che non c'è limite al peggio. Questo è veramente imbarazzante. Ogni volta mi domando se faccio bene a farlo vedere, perché mi riguarda direttamente. Però ve lo faccio vedere per un'altra ragione. Ho provato a mandare il messaggio a Susanna Camusso perché facesse tesoro di questa mia esperienza. Non mi ha mai risposto, anche se mi conosce. Siamo abituati, non so per quale stereotipo inossidabile, a considerare la classe operaia come era nell'Ottocento, cioè gli upereri, come si dice qui. Io ho fatto per una settimana l'operaio in fabbrica, costruendo la prima 458, marcando il tesserino alle 8 del mattino, mangiando con i colleghi operai di quel giorno lì e finendo alle 5. Sono partito dalla fonderia, sono arrivato al montaggio vetture. Ho trovato in ciascuno di loro, uomini e donne, delle persone
prima di tutto estremamente competenti nel loro lavoro, che non è la ripetitività, perché per fortuna in Ferrari uno non fa sempre la stessa cosa, ma deve saper fare un certo numero di cose sulla linea. In secondo luogo, tutti si confrontano regolarmente con l'informatica, per cui devono caricare, verificare, mettere al computer quello che fanno. Terzo, si confrontano con la qualità, verificando la qualità a monte e controllando il livello di qualità raggiunto dal loro lavoro. Dei professionisti che equivalgono a un commercialista, a un avvocato, a un dentista, questi sono dei professionisti, non sono delle masse come sono considerate. E se si fosse capaci di cominciare a considerare chi lavora non col colletto bianco, in questo modo forse tutte le confusioni degli articoli 18 e di tutto quello che si sente e si vede nel mondo sindacale potrebbe essere visto in maniera diversa. Quindi questo filmato, che è un po' ironico, però vi testimonia che è vero che ho fatto questo mestiere. Questo, tra l'altro, i cinque filmati delle cinque tappe sono su internet, sono visti molto perché ho intervistato, sono interessati, se avete voglia li potete vedere. Adesso, per concludere, voglio farvi vedere due cose ci possono aiutare a capire come usare internet. Perché internet può essere considerato un medium, non faccio più la campagna sulla stampa, invece la faccio su internet, ma a mio avviso non è per raggiungere un traguardo commerciale a breve che internet può essere usata. Internet può avere paradossalmente più una funzione strategica. Vi faccio vedere due esempi per spiegarvelo. Allora, dov'è? Il primo è questo. Ho trovato questo annuncio su Time Magazine di 3 settimane fa. Questa è l'interpretazione di Kobe Bryant fatta da un artista americano che ha reinterpretato i famosi sportivi in questo modo grafico. Allora voi mi direte, è un annuncio stampa questo, eh? Andando a vedere questo annuncio stampa, qui parliamo della Turkish Airlines. La Turkish Airlines faceva una pubblicità noiosissima di un giocatore di pallacanestro che stava in business, essendo alto stava comodo, cioè proprio veramente il minimo. Improvvisamente Turkish cambia il linguaggio, esce con questa cosa, poi uno va a vedere la leggenda lì sotto e si rende conto che i vari colori del suo volto corrispondono a dei servizi di bordo. Allora, la bocca a righe blu vuol dire che il cibo gli piace, gli occhi così vuol dire che i filmati gli piacciono, il giallo è che è bello rilassato, il sedile è comodo, e c'è tutta la spiegazione. E fin qui siamo ancora in qualcosa che è comunque molto convenzionale. Però se vai sul sito, trovi la stessa interpretazione per gli altri campioni fatti, non solo, ma puoi personalizzare il tuo volto in questo modo, entrando a far parte di questo mondo. Per giunta, i quadri fatti dall'artista vengono messi nelle lounge degli aeroporti di tutto il mondo e alla fine verrà fatta un'asta e il ricavato dall'asta andrà in beneficenza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che un sistema di comunicazione può declinarsi in molti modi e certamente la rete in questo senso può dare un contributo importante. La stupida campagna del giocatore di pallacanestro, che erano soldi messi sulla stampa e nessuno si sarebbe mosso forse più di quanto avrebbe fatto per caso perché aveva il volo comodo per prendere la Turkish Airlines,
In questo modo sta dando a Turkish Airlines un'immagine che è un'immagine molto contemporanea, molto dinamica, molto fresca e interessante. Io prima non l'avrei presa, adesso la prenderei. Sarò l'unico, non importa. Però loro hanno fatto, a mio avviso, una cosa interessante. Ancora più interessante e decisamente divertente è quello che vi faccio vedere adesso. Allora, su quello che vi faccio vedere adesso, io ho chiamato la Mercedes e ho chiesto se... al mio collega, nel mio precedente lavoro collega, cioè al direttore della comunicazione, se fosse una cosa che loro in qualche modo hanno finanziato, favorito. Lui ha detto di no, però mi ha anche detto, dice, sai, quando l'abbiamo vista non abbiamo detto al servizio legale di intervenire, la lasciamo in rete. Questa cosa, su un'immagine un po' classicona e polverosa della Mercedes, può essere un segno. E non è l'unico, perché loro hanno fatto anche altre comunicazioni fuori dalle righe ultimamente per cercare di cambiare l'immagine della marca. Non lo so se è vero, è una mia ipotesi. Certo, il loro servizio legale non ha fatto niente contro questo divertente pezzo che appare su internet. Ehi tu, poveraccio! Tu che ti sei sputtanato la social card di tua mamma per giocare alle macchinette dei bar. Tu che hai rotto il salvadanaio di tua figlia per pagare la mignota giù in tangenziale. Tu che ti scarichi i film gratis e poi guardi le televendite sui canali a pagamento di Sky. Guarda che razza di macchina abbiamo pensato noi della Mercedes per te. Mercedes SLS AMG. Solo il nome sembra una tassa. Guarda che razza di linea sinuosa che ha, eh? Ricorda un po' una Mercedes, ma non è male. È talmente ecologica che fa il pieno col sciroppo per la tosse, mica come la tua Clio che scorreggia nafta e impesta l'ambiente. E sapendola guidare ti dà delle soddisfazioni. Certo, bisogna prendere un po' la mano, eh? E se il solito pensionato pettegolo si avvicina ai vetri per scuriosare, tu apri le portiere e gli fai saltare la dentiera. Il settore ricerca ha inserito delle cerniere laterali perché ogni volta che si apriva la portiera veniva giù di tutto. Ha dei sedili che Batman se li sogna, giri un po' meglio, viene fuori una roba che non serve a niente, da non confondere col tasto che ti eietta nei campi in caso di incidente in tangenziale. Noi della Mercedes ci teniamo alla sicurezza. Cos'è la sicurezza? Che se il nostro bolide si scontra con la tua Clio, muori tu. E questa è sicurezza. La SLS raggiunge i 100 km all'ora in 3 secondi e 8. Hai capito, poveraccio? Noi siamo già ai 100 all'ora e tu devi ancora trovare la chiave per aprire la portiera. È una macchina che tocca i 315 km all'ora, eh? Ma nelle nostre città, dove la media oraria è di 8 km all'ora, in effetti va bene anche una Clio. Ma quello che noi della Mercedes ci teniamo a dirti, poveraccio, è che tu la SLS non te la puoi permettere, nemmeno se rubi la pensione dei tuoi genitori. Te l'abbiamo fatta vedere, adesso scordatela. Abbiamo tutta una serie di Tony e di Magnaschei a cui vogliamo rifilare il nostro macchinone e ti annunciamo che tu non sei nella lista. Guarda che io ho studiato psicologia, neuroimaging e nevralgia e quindi so cosa stai pensando. Tu stai pensando, ma se io questa macchina non potrò mai permettermela, perché mi sfilacciate il sacchettino scrotale facendomi vedere il spot in tutti i miei programmi preferiti da Un Posto al Sole a X Factor? Ma allora non hai ancora capito, poveraccio? Torniamo dall'inizio. Guarda questo figone, pensa a tua moglie e datti una risposta da solo. Questi figoni sono attirati dai cavalli a vapore peggio degli acari sui tappeti dell'IKEA. Praticamente sono un accessorio del sedile passeggero. Si potrebbe dedurre il valore della macchina a seconda dell'accessorio vulvare in essa contenuto. 202.000 euro. 186.000 euro. 69.000 euro. 22.000 euro. 6.000 euro. Macchina rubata. Io lo so cosa stai pensando. Tu stai pensando, ma insomma, parliamo di macchine o parliamo di figoni? Ma noi non facciamo macchine. Noi costruiamo emozioni. Hai capito che paraculi?
Eh sì, perché per raggiungere un posto barca o bersi un caipirinha van bene anche una Clio. Noi costruiamo ridondanza tecnologica, ma come possiamo noi rifilare la nostra ridondanza tecnologica a quei ceffi magnaschei di cui parlavamo? Perché loro gli va bene la Clio, eh? Guarda che il magnaschei di suo è tirchio, eh? Allora hai capito cosa li spinge a comprare sti giocattoli da 15 quintali? Sei tu, poveraccio, perché se non ci fossi tu, se non ci fossero orde di poveracci che spingono al cancello e che passano il tempo a sognare i sogni degli altri e a comprare surrogati, se non ci fossi tu che guardi fuori dalla vetrina con la faccia basita che fa Marzullo quando ha capito qualcosa, a chi rifiliamo noi tutta sta tecnologia da fighetti? Perché lo sai qual è la cosa che interessa di più a loro? La cosa che gli interessa veramente, veramente, veramente? A loro interessa possedere quello che tu non potrai mai permetterti. È la tua invidia che li nutre. Essi si pascono dei tuoi desideri. Insomma, non riusciamo a vendere le macchine a essi solo se essi sanno che tu invidi che essi hanno le macchine che tu non puoi avere. Abbiamo bisogno di te, poveraccio. Dacci una mano. Facci sta carità. Invidiali. Allora, un colpetto di divertimento ci poteva stare, ma non è solo questo. Cioè, io credo che sia poi ci sia dietro. La cosa che mi insospettisce è che ho visto le altre cose di Balasso e non sono fatte così bene, quindi questa è fatta molto bene. Al di là della costruzione psicologica e del ragionamento che ha un fondamento che tutti abbiamo, però io credo che sia interessante vedere come nella rete, nel momento in cui si vuole cercare di cambiare in qualche modo il profilo e il percepito, il vissuto della propria immagine, si possa con poco denaro e con molta fantasia introdurre un tipo di messaggio che lavora però a lungo termine. Io non farei personalmente una campagna pubblicitaria in rete per un obiettivo commerciale a breve termine. Credo che non sia ancora il tempo, credo che vada ancora bene uno spot pubblicitario, una pagina sui quotidiani o sui periodici o forse anche la rete usata, mirata, ma complementariamente. Ma questo tipo di opportunità, questo o altri, questo è un caso evidentemente estremo, una volta non esisteva. Oggi noi tendiamo ad avere una seconda vita nella rete. Il sito Second Life è morto miseramente, ma in realtà noi ci siamo costruiti tutti più o meno una seconda vita in rete, e in rete troviamo dei modelli, cioè, troviamo dei linguaggi, troviamo dei segni. Le aziende che sanno usare in modo abile, intelligente, e riescono a farsi percepire attraverso la rete con un investimento contenuto, se hanno la capacità di pensare a livelli di 2-3 anni, perché in 6 mesi non si fa niente, possono effettivamente riuscire a contribuire al cambiamento della propria immagine. Quindi questo, per me, questo aspetto strategico della rete è un'opportunità che oggi non è ancora molto usata. Lo si vede anche guardando i siti, la maggior parte dei siti, e lo devo dire anche per quello della Ferrari, che non è certamente un esempio di innovazione o di creatività, la maggior parte dei siti è basata su una struttura antiquata e molto conformista. C'è molto da fare lì, c'è molto da fare guardandosi allo specchio. Io voglio concludere dicendo lo spirito di questo libro e la conclusione di questo libro è che comunque, qualunque situazione ci si trovi di fronte, qualunque tecnologia si abbia a disposizione, indipendentemente dal denaro che si può e si deve investire, quello che conta è essere
capaci di usare al meglio se stessi e le persone che ci stanno attorno. In questo modo, facendo le cose con visione, avendo scritto su un pezzo di carta quello che si vuole raggiungere, si ottengono i risultati e si otterranno sempre su dei modelli che siano quelli di una civiltà industriale con i mass media che parlano tutti, quelli della rete che è tornata come protagonista della nostra vita come l'è stata per millenni, in un caso o nell'altro chi conta sempre veramente siamo noi. E questo è incoraggiante perché tutto sommato sappiamo che possiamo contare su di noi e siamo gli unici che possono essere sicuri che in se stessi sanno cosa cercare, sanno cosa trovare. Bisogna avere il coraggio di cercare in se stessi, non bisogna spaventarsi, non bisogna chiudersi, non bisogna credere che le cose siano insormontabili. Tutto è possibile, bisogna farlo con metodo e devo dire anche con umiltà. Vi ringrazio e mi scuso se sono stato un po' lungo e buona lettura per chi leggerà il libro.